Ora si molte registrerà la che hanno conferenza. portato all'organizzazione di questo evento e anche sul chi siamo, insomma. Questo evento, come immagino sappiate, comunque è stato ed è promosso da CSMT all'interno dell'iniziativa Officina Liberty in partnership con l'amministrazione comunale di Gardone Valtrompia, che è la realtà che ha dato vita, insomma, all'iniziativa di Officina Liberty, che ha trovato poi CSMT, diciamo, come partner operativo. CSMT, Officina Liberty, svolgono diverse attività che sono connesse all'informazione, in particolare alle imprese, agli enti in genere, ma in particolare alle imprese, per accompagnarle nel loro percorso di crescita, di investimento, di crescita competitiva e anche magari di rientro all'interno delle attività lavorative e di impresa, visto che questo è un periodo in cui, insomma, ci sono ovviamente delle difficoltà importanti. Lo facciamo tramite diversi strumenti, alcuni che sono di tipo informativo e se vogliamo anche parzialmente formativo, come quello di oggi. Lo facciamo attraverso strumenti di assistenza tecnica diretta, quindi di supporto alle imprese nei diversi ambiti multidisciplinari che vedono CSMT impegnato, e lo facciamo anche tramite il supporto nella ricerca degli strumenti di finanziamento fiscali e anche finanziari in sé progettuali, che sono poi l'oggetto, comunque sono vicini all'oggetto del webinar di oggi. Bene, cosa ascolteremo quest'oggi? Avremo la cortese partecipazione delle dottoresse Grazia Savelli e Cristina Mazzoldi, che fanno parte dello studio Passantino Commercialisti. Ci parleranno di alcuni temi abbastanza attuali che riguardano slittamenti fiscali, riguardano liquidità, mutui, fondi di garanzia, riguardano una serie di iniziative che sono state promosse anche in questi ultimi recenti giorni per cercare di dare supporto alle imprese. Nicola Donadio dello studio Donadio e Associati ci parlerà poi di ammortizzatori sociali, altri strumenti, insomma, che sono particolarmente importanti in questo periodo, e poi chiuderò io, ma con un breve cenno su alcuni strumenti. Abbiamo scelto di parlare di strumenti simili a quelli che vengono presentati dagli altri relatori e che riguardano particolarmente alcune modalità di crediti di imposta. Questo sarà il contenuto del nostro incontro di questa sera. Ripeto, sarà breve nelle presentazioni, darà la possibilità a tutti di cercare di porre ulteriori quesiti, ulteriori domande. Se non avremo possibilità di rispondere a tutte le domande, ovviamente lasceremo e vi comunicheremo alla fine dell'incontro, anche in seguito all'incontro, i riferimenti delle persone che parlano oggi, che potranno darvi, insomma, ulteriori informazioni o dettagli di cui possiate avere bisogno e che magari non riusciamo a evadere tutti in questo breve incontro. Io avrei finito con la mia breve presentazione e chiederei a Grazia Savelli di prendere la parola e di parlarci di alcuni strumenti e slittamenti fiscali che sono importante oggetto, insomma, di attenzione in questo periodo. Prego, Grazia. Buongiorno, mi sentite? Sì, Pronto? Mi sentite bene? assolutamente, prego. Allora, inizio. Buongiorno, io sono Grazia Savelli, sono dottore commercialista, esercito a Brescia nello studio Passantino. Il mio compito è quello di illustrarvi le misure di sostegno economico previste per le imprese a seguito dell'epidemia coronavirus, dal decreto Cura Italia che è entrato in vigore, come sapete, lo scorso 17 marzo. In particolare vi devo relazionare su quelli che sono i provvedimenti di natura fiscale, che sono tanti e che sono anche parecchio articolati. La loro esposizione dettagliata richiederebbe un tempo molto più ampio di quello che mi è stato assegnato, per cui sono costretta a darvi soltanto alcuni flash su queste disposizioni. Ho però predisposto delle slide in cui analizzo più nei dettagli tutte le disposizioni fiscali del decreto Cura Italia. Queste slide sono state messe a disposizione dell'organizzatore del webinar e chiunque le volesse può farne tranquillamente richiesta.
Allora, è stata data un'ampia eco sulla stampa delle sospensioni dei termini degli adempimenti fiscali a seguito del decreto Cura Italia. Queste sospensioni sono diverse a seconda di chi sono i destinatari. Io avrei individuato tre macro classi di destinatari, ovvero la sospensione dei termini degli adempimenti destinati a tutti i soggetti economici titolari di partita IVA, quindi professionisti e imprese con domicilio fiscale nello Stato italiano. E in che cosa consistono queste disposizioni? Consistono nello slittamento di tutti gli adempimenti fiscali che scadevano nel periodo 8 marzo-31 maggio, slittamento al 30 giugno. Attenzione, stiamo parlando di adempimenti fiscali, non di versamenti. Quindi si tratta di tutti gli adempimenti di tipo dichiarativo, quali la dichiarazione IVA, quali i modelli Intrastat per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2020, quali la comunicazione IVA delle operazioni effettuate nel primo trimestre del 2020, lo spesometro estero, detto anche esterometro, relativo al primo trimestre del 2020 e la comunicazione prevista per il settore del turismo relativa a tutti i pagamenti in contanti avvenuti nel corso dell'anno 2019 per un importo che va da 1.000 a 15.000 euro. Poi c'è stato non una sospensione, ma un differimento dei termini fiscali per tutti i soggetti economici, a prescindere quindi dalla forma giuridica che hanno, relativo a tutti i versamenti fiscali nei confronti delle pubbliche amministrazioni che scadevano il 16 marzo, sono slittati al 20 marzo. Quindi abbiamo avuto uno slittamento semplicemente di 4 giorni. Di che cosa si trattava? Di qualunque tipo di ritenuta fiscale o di pagamento di imposte su qualunque tipo di reddito, dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti, del versamento della tassa di concessione governativa per i libri sociali. Poi c'è un secondo gruppo di destinatari della sospensione dei termini, e precisamente i professionisti e le imprese che nell'anno 2019 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori ai 2 milioni di euro possono usufruire della sospensione del versamento delle ritenute fiscali relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato che scadevano dall'8 marzo al 31 marzo. Vi faccio notare, stiamo parlando solo delle ritenute per i lavoratori per il reddito di lavoro dipendente, non delle ritenute tout court. Inoltre, anche l'IVA che scadeva il 16 marzo e che era di fatto l'IVA relativa al mese di febbraio, nonché l'IVA che scaturiva dalla dichiarazione annuale, è posticipata. Sono posticipati anche i contributi previdenziali e assistenziali sul reddito di lavoro dipendente. A quando è stata posticipata? Al 31 di maggio, che è una domenica, e quindi il pagamento può essere effettuato tranquillamente l'1 di giugno, senza alcuna sanzione e senza l'aggravio di alcun interesse. Come può essere fatto questo pagamento? In unica soluzione, oppure in 5 rate mensili di pari importo, di cui la prima scade il 1 giugno, la seconda il 30 giugno, la terza il 31 luglio, il 31 agosto e così via. Domanda: su queste 5 rate dobbiamo applicare degli interessi? No, possiamo tranquillamente rateizzare senza il pagamento di interessi. Infine c'è il terzo blocco di sospensioni che è destinato a quei soggetti che i decreti ministeriali hanno costretto a chiudere, e precisamente le imprese turistiche e ricettive, le agenzie di viaggio, i tour operator, più
una serie di altre attività che sono state dettagliatamente elencate nella risoluzione numero 12 del 18 marzo e si tratta di ben 106 attività costituite principalmente da bar, ristoranti, teatri, palestre, cinema, archi di divertimento, musei, teatri e via dicendo. In sostanza, da tutte quelle attività in cui si verificavano degli assembramenti di persone. Ebbene, per tutti costoro, i termini che scadevano dal 2 marzo al 30 aprile, relativi però al solo versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti, relativi all'IVA che scadeva il 16 di marzo, tutto questo è stato posticipato all'1 di giugno. E anche qui, stesso discorso, si può pagare in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo. Dopodiché c'è un altro articolo del Cura Italia che piace molto ai contribuenti, è precisamente l'articolo 68, in base al quale è disposta la sospensione dei termini di pagamento in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 di tutte le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia della Riscossione, gli accertamenti esecutivi emessi dall'INPS, gli accertamenti dell'Agenzia delle Dogane in materia di IVA all'importazione e di imposte UE, che vi ricordo sono immediatamente esecutivi, di tutti gli atti esecutivi emessi dagli enti locali relativi ai tributi locali. Questi versamenti sospesi quando vanno effettuati? Entro un mese dal termine della sospensione, ovvero entro il 30 di giugno, senza l'aggravio di sanzioni e interessi. Domande che mi sono già state fatte: e se io avevo in corso un piano di rateizzazione di una cartella esattoriale ricevuta tempo fa? Anche questo piano di rateizzazione è sospeso fino al 30 di giugno? Sì, è stato chiarito dalle risposte date dall'Agenzia della Riscossione. Altra domanda che mi è arrivata: se ho un avviso bonario, il termine di pagamento, sapete che l'avviso bonario va pagato entro 30 giorni da quando è stato ricevuto, se si vuole usufruire della riduzione delle sanzioni al 30%. Anche gli avvisi bonari possono usufruire di questa sospensione? No. Il decreto Cura Italia non dice nulla. Ho letto parecchi articoli di commentatori che ritengono questa una dimenticanza e auspicano che nella conversione in legge del decreto Italia, del decreto Cura Italia, venga prevista tale sospensione anche per gli avvisi bonari. Vi ricordo poi che i contribuenti che avevano aderito alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali e avevano chiesto un pagamento rateale, avevano una rata di questi pagamenti che scadeva il 28 febbraio. Ebbene, questa rata è stata rinviata all'1 di giugno senza aggravi di interessi. I contribuenti che avevano aderito al cosiddetto saldo e stralcio dei debiti per cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2017 ed avevano chiesto il pagamento rateale di questo saldo e stralcio, al 31 marzo avrebbero dovuto pagare una rata. Anche questa rata è stata rinviata al 1 di giugno. Vi preciso che durante il periodo di sospensione, quindi dall'8 marzo al 31 maggio, l'Agenzia della Riscossione non può iniziare misure cautelari, cioè fermi amministrativi degli automezzi, non può attivare procedure esecutive come i pignoramenti, non può iscrivere ipoteche sugli immobili. Poi, sempre nel periodo 8 marzo
31 maggio è stata disposta la sospensione relativa a tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici impositivi, cioè da parte degli uffici fiscali. Sono anche sospesi una serie di altri termini, quali, sempre per il medesimo periodo, quelli in cui l'Agenzia delle Entrate deve dare una risposta ai contribuenti alle istanze di interpello, a tutte le istanze di interpello, sia quelle che sono state presentate in base allo statuto del contribuente, sia quelle che riguardano l'abuso del diritto, sia quelle che riguardano gli investimenti superiori ai 20 milioni di euro. Sono sospese anche tutte le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate ai contribuenti per l'ammissione al cosiddetto regime di adempimento collaborativo, che per inciso riguarda solamente le imprese il cui fatturato è superiore ai 10 milioni di euro, relativi alla web tax, che riguarda le imprese che hanno un fatturato superiore ai 750 milioni di euro, relativi al patent box. Dal lato dei contribuenti sono sospesi fino al 31 maggio i termini per produrre i documenti che l'Agenzia delle Entrate ha loro richiesto per integrare o per regolarizzare delle istanze di interpello. E se io contribuente volessi in quel periodo presentare un'istanza di interpello, posso? In quel periodo intendo nel periodo di sospensione, cioè dall'8 marzo al 31 maggio, certamente sì. L'unica avvertenza è che vengono accettati solo gli interpelli trasmessi telematicamente via PEC. Questo articolo 67, dopo averci detto che per circa un paio di mesi non avremo quindi attività di liquidazione, accertamento e controllo dall'Agenzia delle Entrate, all'ultimo comma ci dà un po' una doccia fredda e precisamente dice: con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, si applica, in deroga allo statuto del contribuente, l'articolo 12 del decreto legislativo 159-2015. Cosa dice questo articolo 12? Dice che quando si verificano degli eventi di carattere eccezionale per i quali il fisco abbia disposto la sospensione di alcuni o tutti i versamenti fiscali, e non importa per quanto di tempo è stata disposta tale sospensione, può essere di pochi giorni come di mesi, i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori sono prorogati di 2 anni. Allora, tornando al caso nostro, nel 2020, causa coronavirus, per circa un paio di mesi possiamo usufruire, i contribuenti possono usufruire della sospensione di alcuni versamenti fiscali. Al 31-12-2020 si prescrive l'esercizio sociale 2015. Cosa vuol dire? Che dopo il 31-12 l'Agenzia delle Entrate non potrà più fare accertamenti relativi al 2015. Ebbene, questo termine è stato prorogato di 2 anni, quindi il 2015 potrà essere ancora accertabile fino al 31-12-2022. Ora, è evidente la sproporzione temporale di questo articolo, tutta a favore dell'Agenzia delle Entrate, perché a fronte di una sospensione dei pagamenti di qualche mese, l'Agenzia si prende 2 anni in più per poter fare le sue attività istruttorie ed accertative. È un articolo molto contestato, qualcuno dice anche che è in odore di incostituzionalità, però allo stato attuale è vigente. Dopodiché, è stata disposta la sospensione per il periodo che va dal 19 marzo al 15 aprile 2020 dei termini processuali relativi ai procedimenti davanti alle commissioni tributarie.
Cosa vuol dire? Che se noi vogliamo presentare un ricorso in commissione, oltre ai 60 giorni che la legge ci dà, abbiamo anche gli ulteriori 37 giorni che vanno dal 9 marzo al 15 aprile. Se vogliamo presentare un accertamento per adesione, oltre ai soliti 90 giorni di legge, abbiamo questi 37. Se abbiamo ricevuto un accertamento e vogliamo pagarlo, quindi aderire in acquiescenza, si dice, perché non intendiamo contestarlo, per il pagamento abbiamo a disposizione, oltre ai soliti 60 giorni, anche questi 37 giorni in più. C'è poi una disposizione del decreto Cura Italia, che è l'articolo 55, che ha lo scopo dichiarato di dare un po' di liquidità alle imprese che hanno dei crediti deteriorati di un certo importo. Che cosa fa questo articolo 55? Estende a tutte le imprese una normativa che era stata emanata nel 2016 per le banche. In che cosa consiste l'agevolazione? Allora, qualora un'impresa non in stato di dissesto conclamato, quindi non sottoposta a procedure concorsuali, abbia delle perdite fiscali pregresse non ancora utilizzate, perdite fiscali differiscono dalle perdite civilistiche generalmente, e abbia un portafoglio di crediti commerciali o finanziari deteriorati e sia disponibile a cedere a titolo oneroso questi crediti, potrà trasformare le imposte anticipate sulle perdite esistenti al momento della cessione dei crediti in crediti d'imposta compensabili con altre imposte o richiedibili a rimborso all'Agenzia delle Entrate o cedibili a terzi. Ora, questa è una norma la cui interpretazione nonché applicazione richiede delle tecnicalità molto avanzate, direi decisamente per addetti ai lavori. E credetemi che anche gli addetti ai lavori stanno facendo abbastanza fatica a interpretarla e ad applicarla, perché ci sono alcuni passaggi che sono ancora molto lacunosi. Allora, il messaggio che voglio darvi è: se siete un'azienda non in stato di dissesto, con delle perdite fiscali pregresse e con dei crediti di un certo importo deteriorati e avete intenzione di cederli entro il 31/12/2020, rivolgetevi al vostro consulente fiscale chiedendogli, primo, se avete tutti i requisiti per poter trasformare le imposte anticipate sulle perdite pregresse in crediti d'imposta. Secondo, per farvi fare tutti i conteggi, che vi garantisco non sono semplici. Terzo, per valutare insieme al vostro consulente se questa operazione è conveniente o no. Non mi addentro nei dettagli tecnici perché, ripeto, sono molto complessi. Poi siamo in primavera, periodo di convocazione dei bilanci, convocazione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci delle società di capitali. Il Codice Civile dice che l'assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. E solamente se lo statuto lo prevede e ci sono particolari motivi che lo richiedono, tale termine può essere spostato a 180 giorni. 180 giorni che nell'anno 2020, che è bisestile, scadrebbero il 28 di giugno. Ebbene, l'articolo 106 del decreto Cura Italia ci dice che anche in mancanza di previsione negli statuti delle società, quest'anno è possibile convocare le assemblee per l'approvazione del bilancio nei 180 giorni, in quanto l'epidemia coronavirus è considerato un motivo più che valido per tale slittamento.
Inoltre, anche se lo statuto delle società di capitali non lo prevede, il decreto Cura Italia permette a tutte le società di convocare le assemblee sia ordinarie che straordinarie con dei mezzi telematici, quindi in audio-videoconferenza, a patto naturalmente che sia possibile per il presidente e il segretario dell'assemblea identificare tutti i partecipanti, nonché la loro legittimazione, verificare che ogni partecipante possa intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto. Sono state poi emanate delle norme ad hoc per le banche di credito cooperativo, per le banche popolari, per le società quotate e per le mutue assicuratrici. Il decreto Cura Italia non dice nulla riguardo alle riunioni degli organi collegiali delle aziende, quali il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. Ma si ritiene che, per analogia, questa è un'opinione molto diffusa, anche questi organi possano, durante tutto il periodo del coronavirus, riunirsi in forma telematica anche se lo statuto societario non lo prevede. Per inciso, vi ricordo, scusate, che già nelle relazioni ai bilanci 2012 sarà necessario fornire le prime indicazioni sull'impatto che il coronavirus avrà sull'esercizio 2020. Ci sono poi alcune altre disposizioni di natura fiscale di cui vi do dei brevi flash. Innanzitutto vi ricordo che nulla è cambiato per quanto riguarda la fatturazione elettronica e i corrispettivi da trasmettere telematicamente, in quanto si tratta di adempimenti che hanno una valenza commerciale esclusivamente fra le parti. Poi vi ricordo che le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale entro il 30 di giugno avevano l'obbligo di adeguare i loro statuti al testo unico del terzo settore. Ebbene, questa data è slittata al 31 di ottobre. Scusate. È previsto poi per il 2020 un credito d'imposta per i professionisti e le aziende che effettueranno delle sanificazioni dei luoghi di lavoro e o degli strumenti di lavoro a seguito del coronavirus. Credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute fino a un tetto massimo di 20.000 euro. Ci sono ancora altre disposizioni, ma io mi fermo qui perché credo proprio di aver esaurito ampiamente il tempo che mi era stato, riservato. Vi ringrazio e vi ridò la parola. Grazie molto, grazie. Sei stata molto chiara nella presentazione. Capisco che ci sono davvero diversi gli strumenti e le novità. Comunque penso che tu abbia presentato in modo molto chiaro i diversi aspetti e come abbiamo già detto, come anche Licia ha già detto all'inizio, poi faremo in modo di poter avere a tutti i partecipanti maggiori dettagli che sono legati agli strumenti che hai presentato e quindi ci sarà possibilità di rivederli e non solo, e anche poi di poter porre ulteriori questioni. Nella chat non ho visto domande specifiche, lascerei solo qualche secondo per vedere se qualcuno delle persone che sono collegate con noi desiderano ora porre una qualche domanda in modo verbale, oppure, insomma, se passiamo al prossimo incontro. Lascio solo qualche secondo. Per inciso, vi dico che questa mattina è stata pubblicata una circolare di sole 72 pagine che illustra il decreto Cura Italia. Ovviamente non ho avuto il tempo materiale di leggerla, la leggerò in questo fine settimana e questa circolare dovrebbe chiarire tutta una serie di aspetti del decreto, perché vi sono ancora tanti punti abbastanza incerti. Capisco che sono davvero molte le questioni e quindi grazie della disponibilità per averne presentate e
illustrate alcune, sono sicuro che i nostri partecipanti avranno modo di porre, insomma, quelle domande o quelle richieste che potranno essere utili. Io continuo a non vedere domande in chat, quindi se per tutti va bene, se così non fosse, interrompetemi. Io passerei la parola alla dottoressa Cristina Mazzoldi, parlerà di temi che hanno a che fare con la liquidità, con i mutui, con fondi di garanzia per le imprese, ancora, insomma, temi che sono trattati nel decreto Cura Italia, e vediamo di capire qualcosa rispetto a questi stessi. Prego, lascio la parola alla dottoressa Mazzoldi. Cristina, non sento la sua voce, ha forse il microfono spento? Fatto, ci sono? Sì, Mi ora sentite? sì, Sì, prego, ok. prego. Io vi parlo delle misure a sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario. Ho meno di 10 minuti, quindi cercherò di non parlare troppo veloce, ma cercando di darvi semplicemente dei flash su come vanno le cose, dove la legge vuole andare a parare. Sostanzialmente sta cercando di aumentare la possibilità per le imprese di accedere al credito o di sospendere i mutui e i rimborsi dei debiti in modo tale da compensare il gap finanziario che queste imprese si potrebbero trovare in questo momento a dover affrontare. Queste misure a sostegno della liquidità delle imprese sono contenute nel titolo 3 del decreto Cura Italia e quelle che affronterò oggi dando dei brevi flash sono quelle contenute nell'articolo 49, 56 e 57 del decreto. Allora, partiamo con l'articolo 49, il Fondo Centrale di Garanzia per le Non sento più la tua voce, la sua voce, Cristina. Provi magari a avvicinarsi più al Scusatemi, microfono. è che toccando. Mi sentite? Ok. Ora sì, prego. Di cosa si tratta? Semplicemente il fondo e la disciplina del fondo, la disciplina ordinaria, è stata variata per un tempo di 9 mesi, quindi da adesso fino a metà dicembre del 2020. Questo per far cosa? Per aumentare la garanzia concessa dallo Stato sui finanziamenti delle piccole e medie imprese in modo tale che queste possano accedere a maggiori finanziamenti. La garanzia è concessa a titolo gratuito, quindi questa volta non per questo periodo non vengono richieste commissioni per accedere al Fondo Centrale Garanzia. Abbiamo diversi tipi di garanzia. In caso di garanzia diretta, quindi prestata direttamente dal fondo all'impresa, la percentuale di copertura, quindi di garanzia che lo Stato dà, è l'80% dell'operazione fino a un massimo di 1,5 milioni per impresa. Nel caso di riassicurazione, quindi se esiste una garanzia data da Confidi, il Fondo Centrale di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese garantirà fino al 90% di quello che garantisce Confidi, sempre fino a un massimo di 1,5 milioni di euro per impresa. Per tutti gli altri tipi di finanziamento, restano le percentuali e le regole ordinarie. Semplicemente è aumentato da 2,5 milioni a 5 milioni la percentuale, garantita per singola impresa dal Fondo Centrale di Garanzia. La cosa interessante è che sono ammissibili a questa garanzia anche le operazioni di rinegoziazione, purché la banca conceda nuova finanza per un 10% del debito residuo. Cosa vuol dire? Vuol dire che diventano ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale tutte quelle operazioni finalizzate all'estinzione di finanziamenti, quindi una rinegoziazione proprio per l'estinzione di un finanziamento, oppure per un consolidamento di una passività breve, facendola diventare a lungo. Ovviamente il debito deve essere erogato dalla stessa banca che l'aveva erogato precedentemente, a condizione che la somma richiesta sia aumentata di un 10%. Questo per le imprese. Per le sole persone fisiche, cioè le ditte individuali e i professionisti con partita IVA, il fondo garantisce solo nuovi finanziamenti fino a 3.000 euro, fino a 18 mesi meno un giorno, a condizione che costoro certifichino di essere stati danneggiati dal periodo del coronavirus.
Abbiamo detto che vale per le imprese, ma quali imprese? Le imprese sono le micro, piccole e medie imprese con sede in Italia, secondo la definizione della raccomandazione della Commissione europea. Quindi parliamo di microimprese, quelle fino a 10 dipendenti con un fatturato, uno stato patrimoniale inferiore a 2 milioni di euro all'anno, piccola impresa, 50 dipendenti con uno stato patrimoniale o un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e una media impresa con dipendenti fino a 250 unità, un dotato patrimoniale di 50 milioni e 43 milioni di fatturato. E poi abbiamo detto che solo per quei 3.000 euro i beneficiari sono i professionisti e le ditte individuali. Le caratteristiche delle imprese: le imprese devono essere in bonis, quindi non possono esserci in concordato, in liquidazione o quant'altro, e sono le escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze o inadempienze probabili o che rientrano nella nozione di imprese in difficoltà. Questo è quello che dice esattamente la legge. Però c'è una circolare numero 8 del 2020 del gestore del fondo che è stata riproposta anche da un comunicato ABI, che dice che allarga leggermente le maglie e consente di ammettere al fondo anche le imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia. In sostanza, chi era un cattivo pagatore prima del coronavirus non verrà ammesso alla Fondo Centrale di Garanzia. Chi invece è diciamo, potrebbe essere un cattivo pagatore o ha delle tensioni finanziarie dovute al periodo di adesso, allora, pur non essendo un pagatore eccezionale, potrebbe essere ammesso al Fondo Centrale di Garanzia. E poi ci sono sempre le persone fisiche di prima che devono autocertificare di essere danneggiate nel periodo di coronavirus e per loro, dato gli importi direi misermi, non viene fatta alcuna valutazione del beneficiario, basta che chiedano il fondo e vengono ammesse. Un'altra interessante misura a sostegno delle imprese è quella contenuta nell'articolo 56. Anche questa è una misura tesa a tutelare le imprese dal gap finanziario connesso alla riduzione dell'attività. Si estrinseca in tre operazioni. Allora, la misura dispone che per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, e per la somma esistente al 29 febbraio o se di importo superiore esistente al 17 di marzo, non ci possono essere revoca neanche parziali fino al 30 di settembre 2020. Cosa significa? Significa che se io ho avuto un finanziamento perché ho anticipato delle fatture in banca e il mio cliente non mi paga, cioè non paga la banca, la banca non può revocarmi quel credito fino al 30 settembre 2020 e neanche parzialmente. La seconda misura, riguarda i prestiti non rateali, cioè, quei prestiti che vengono fatti e vengono, restituiti tutti in una volta, che scadono prima del 30 settembre. Tutti questi vengono prorogati della scadenza al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni originarie. Queste operazioni non prevedono aggravio di costi né per l'intermediario né dell'impresa e se hanno degli elementi accessori, quindi delle assicurazioni, delle garanzie accessorie, delle fideiussioni, quant'altro, tutti questi elementi accessori vengono di ufficio posticipati al 30 settembre. In questo caso tutti gli oneri amministrativi dovuti a questa cosa sono a carico della banca o dell'intermediario. L'altra operazione connessa a questa misura di sostegno riguarda i mutui. I mutui, i finanziamenti con rimborso rateali, anche con cambiali agrarie, e i leasing che hanno scadenza ante 30 settembre 2020. Per questi, può essere richiesta la sospensione dei pagamenti fino al 30 settembre 2020, con la rata del 30 settembre inclusa, quindi anche quella si può non pagare. La sospensione può essere richiesta o per la sola quota capitale o anche per il capitale più gli interessi.
anche qui senza aggravio di costi per l'intermediario, per l'impresa. E vale anche per i mutui agevolati, quindi per i mutui SACE e tutte quelle cose lì. Vi riporto qui di seguito la risposta che ha dato il MEF a delle domande, perché secondo me spiega bene come funziona questa cosa. In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la trasvasazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi vengono pagati alle scadenze originarie. Quindi, difatti, abbiamo il buco di pagamento solo per le rate e punto e basta, solo per la quota capitale e nel frattempo da qui a settembre paghiamo solo gli interessi che avremmo dovuto pagare. Invece in caso di sospensione dell'intera rata, cioè del capitale più gli interessi, si determina lo spostamento del piano di ammortamento, ovviamente, però gli interessi continuano a maturare e gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente di tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo. Quindi io chiedo la sospensione della rata e degli interessi, però gli interessi continuano a maturare. Beneficiari? I beneficiari sono le piccole e medie imprese che abbiamo visto prima e poi sempre dalla FAQ del MEF aggiornate a ieri, che tutti i giorni cambiano, sono compresi per queste misure anche i lavoratori autonomi e anche i professionisti. In questo caso le imprese devono essere in bonis. Le esposizioni debitorie al 17 marzo non devono essere classificate come esposizioni deteriorate, quindi non devono esserci sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute o sconfinate. L'impresa non deve avere rate insolute in tutto o in parte da più di 90 giorni. E anche l'impresa che ha ottenuto sospensioni e ristrutturazioni dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi può comunque chiedere la sospensione delle rate. E sono compresi i lavoratori autonomi e la ditta individuale. Per accedere, anche se lo prevede la banca, la legge, bisogna fare una domanda, bisogna fare una comunicazione all'intermediario che deve essere inviata via PEC o con modalità che consenta la datazione certa. In questa comunicazione bisogna indicare il finanziamento, quindi che numero di finanziamento ci stiamo riferendo, dichiarare che soddisfiamo i requisiti di micro, media impresa, fare un'autocertificazione circa il fatto che la società ha subito in via temporanea la carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione del coronavirus, essere consapevole delle conseguenze penali in caso di mendace dichiarazione e specificare se vogliamo la sospensione della sola quota capitale o capitale più interessi. Ho visto che ciascuna banca in modo diverso comunque ha predisposto un modulo per fare per fare questa comunicazione e quant'altro. Le conseguenze. Il fatto di richiedere questa sospensione non influisce sul rating bancario e sul merito creditizio dell'impresa e le operazioni oggetto della presente misura sono messe senza valutazione alla garanzia di un'apposita sezione del Fondo Centrale Garanzia. Cosa succede? Che la banca non può rifiutarsi di averle. Leggendo ultimamente il Sole 24 Ore, ho notato che molti commentatori dicono che siccome questa operazione è comunque deve essere un'operazione istruita dalla banca, sarà molto facile che la banca chieda il bilancio del 2019. In questo senso, quindi, questi commentatori dicono che sarebbe meglio non approfittare dello slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio, perché è molto probabile che la banca lo richieda. Comunque, una volta che lo volete chiedere, è meglio chiedere alla banca in che modo vuole comportarsi. Da ultimo, supporto alla liquidità delle imprese, quelle grandi, non quelle piccole e medie imprese che abbiamo visto fino adesso.
Per queste imprese è previsto un intervento della Cassa Depositi e Prestiti, che anche questa concede una garanzia a sostegno delle banche. Quindi la Cassa Depositi e Prestiti garantisce il prestito fino all'80%, lo Stato fornisce una garanzia dell'80% dell'esposizione assunta dalla Cassa Depositi e Prestiti, in modo tale che la banca assume solamente il rischio del 20%. E quindi si ritiene possa essere più disponibile a concedere denaro. Io ho terminato la mia relazione. Grazie. Grazie molto Cristina. Anche in questo caso ci sono diverse iniziative interessanti, anche se sono talvolta abbinate, insomma, alcune ombre, queste luci che ci danno, ombre sia di tipo legate alla complessità, insomma, dell'accesso a queste agevolazioni e in qualche caso anche alla copertura. Ecco, vedo che c'è una domanda che è in chat, quindi magari la leggo a Cristina in modo live, anche se la puoi vedere. Vedo che Giampaolo sottolinea che a lui risulta che una ditta individuale possa accedere all'articolo 56,2 con l'esclusione di professionisti e grande impresa. Ma ieri la FAQ del MEF prevedeva che ci fossero anche i professionisti e l'ho preso proprio dal sito del MEF. Ogni giorno c'è una cosa diversa, quindi prendete, scusate, queste mie informazioni col beneficio dell'inventario. Magari oggi è cambiato, francamente non lo so. Fino a ieri era scritto così, quindi non lo so. D'accordo. Non vedo altre domande in questo momento, lascio solo qualche secondo prima di passare la parola a Nicola Donatio. Se qualcuno ha interesse a porre una domanda, attivi per favore il microfono e mi interrompa. Se non è così, Nicola, ci parla invece di un altro lato molto interessante che fa parte sempre, che accompagna il decreto Cura Italia, che è quello che è relativo agli ammortizzatori sociali. Nicola, ti lascio la parola. Mi sentite innanzitutto? Sì, molto bene. Sì, allora io cercherò in questi pochi minuti anche io di esporre abbastanza sinteticamente le caratteristiche delle principali misure che il governo ha adottato a sostegno delle imprese e dei lavoratori, in particolare con riferimento agli ammortizzatori sociali che le imprese hanno a disposizione. Si sono succeduti un coacervo di decreti e circolari in questo periodo, ovviamente. E riterrei che quelli fondamentali da prendere in considerazione siano il decreto legge del 2 marzo, il numero 9, che è un po' la base di tutto quello che è venuto in seguito, ovviamente il decreto Cura Italia, il 18 e il 17 marzo, e la circolare IPS 47 del 28 marzo 2020, che fa un po' un riassunto di tutte quelle che sono queste misure e fornisce anche dei chiarimenti abbastanza importanti su dei temi che erano rimasti fino a quella data abbastanza in dubbio. E, oltre poi all'accordo quadro della regione Lombardia o comunque delle regioni interessate, io presumo che gli astanti a questo convegno siano quasi tutti locati in Lombardia, se così non fosse, comunque ogni regione ha il suo accordo quadro, più o meno sono stati tutti strutturati nello stesso modo o comunque equiparati successivamente dall'INPS con la circolare. Allora, diciamo che la data spartiacque in tema di ammortizzatori sociali è la data del 23 febbraio 2020, data nella quale è stato emanato il decreto in cui il governo prevedeva la possibilità di adottare delle misure di restrizione alle attività. Successivamente, con il decreto che ho citato prima, quindi il 9 del 2020, sono state adottate le prime misure
Ed è stata fatta la distinzione della famosa zona rossa, che adesso non si chiama più zona rossa, ma in realtà lo è rimasta nel tempo per la normativa, che è quella riguardante il Lodigiano e il comune di Bo. E per questo territorio è stata introdotta una cassa integrazione ordinaria della durata di 3 mesi, e seguita poi da la medesima cassa che è stata estesa poi al territorio nazionale. Quindi andrei ad analizzare gli interventi ordinari di cassa integrazione, la cassa integrazione in deroga e i fondi di solidarietà bilaterale. Sono questi, diciamo, i principali strumenti degli ammortizzatori sociali. Innanzitutto è importante dire che per capire quale ammortizzatore sociale un'azienda debba andare ad adottare è necessario fare riferimento al codice statistico contributivo, ovvero sia l'aliquota sostanzialmente contributiva. Poiché una piccola percentuale di questa aliquota contributiva va poi a finanziare il fondo che eroga poi l'ammortizzatore sociale, che può essere appunto la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione straordinaria, il fondo di solidarietà bilaterale, oppure nessuno di questi. In questo caso interviene la cassa integrazione in deroga. Partendo dagli interventi ordinari di cassa integrazione, quindi parliamo della cassa integrazione ordinaria e del fondo di integrazione salariale con assegno ordinario, questo ha la durata di 9 settimane, tranne, come abbiamo detto prima, per i comuni della ex zona rossa che può avere una durata di 3 mesi. Qual è la procedura? La procedura prevede un'informativa ai sindacati. E successivamente, se loro rispondono, una consultazione, un esame congiunto e eventualmente un accordo, eventualmente perché per gli interventi ordinari non è prevista la necessità di sottoscrivere un accordo sindacale. Infatti, il decreto prevede la dispensa dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto 148-2015, che è il decreto principale riguardante gli ammortizzatori sociali. E che prevede appunto l'accordo sindacale. Oltre a questa dispensa c'è anche quella di rispetto dei termini del procedimento, quindi sostanzialmente i termini entro i quali inviare la domanda, quindi normalmente la domanda va inviata entro 15 giorni dall'inizio per la cassa integrazione ordinaria e 30 giorni da quando inizia per l'assegno ordinario. Questi termini non sono previsti. Sono derogati dal decreto che prevede il termine di presentazione della domanda entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione. Quindi la durata è di 9 settimane. Queste 9 settimane non devono necessariamente essere consecutive, possono essere anche scaglionate. L'importante è che vengano consumate entro il 31 di agosto 2020. Ciò significa che nulla vieta di fare una informativa che già preveda la collocazione di queste 9 settimane se non sono consecutive. Ovviamente sarà però necessario fare tante domande quante sono i periodi non consecutivi, perché il portale dell'INPS su cui viene fatta la domanda, poi arriveremo anche alla procedura, non prevede la possibilità di dividere i periodi, quindi bisogna fare domande diverse. Sul tema della durata, negli ultimi giorni si è aperto un dibattito perché c'è una corrente di pensiero che ritiene che queste 9 settimane debbano essere conteggiate non su azienda, ma su singolo lavoratore. Questa corrente di pensiero si basa sul presupposto che il decreto non fa come lo fa il 148 riferimento all'unità produttiva e quindi andrebbe a tutelare il singolo lavoratore. In considerazione del fatto poi che il decreto spingeva, diciamo, invitava i datori di lavoro a far fruire le ferie, quindi il ragionamento è se qualche lavoratore aveva delle ferie da fruire, magari iniziava la cassa integrazione più tardi, e quindi per lui le 9 settimane devono decorrere da un periodo successivo rispetto ad altri lavoratori. Io non mi sento di sposare questa interpretazione, che comunque insomma. Fondamento ce l'ha, ecco, magari ci saranno dei chiarimenti in seguito, ecco. Quanto riguarda il pagamento per la cassa integrazione ordinaria, c'è la possibilità di anticipare da parte dell'azienda oppure di richiedere il pagamento diretto. All'inizio non era chiaro per la cassa integrazione ordinaria,
se fosse necessario comprovare delle difficoltà finanziarie, è stato poi chiarito successivamente dall'INPS che non c'è questa necessità, quindi è libera scelta per l'azienda decidere se di anticipare oppure no l'integrazione salariale, fermo restando che è verosimile attendersi che i sindacati non firmino un accordo che preveda il pagamento diretto da parte dell'INPS. Ovviamente questa non è una condizione ostativa perché, come abbiamo detto prima, l'accordo sindacale non serve. L'INPS ha anche chiarito, e anche questo aspetto all'inizio aveva causato qualche problema, che non è necessario far smaltire le ferie arretrate a chi deve essere collocato in cassa integrazione, quindi anche un'azienda che si trova ad avere lavoratori con molte ferie può attivare da subito la cassa integrazione che, ecco, questo è importante, può essere anche retroattiva. Le condizioni sono semplicemente che il lavoratore sia in forza alla data del 23 febbraio 2020, quindi non deve avere i 90 giorni di anzianità sull'unità produttiva, non deve avere alcun requisito se non il fatto di essere in forza a quella data. Per quanto riguarda la procedura di questa domanda, va effettuata sul portale dell'INPS, è stata notevolmente semplificata rispetto alle normali casse integrazioni ordinarie. L'INPS ha chiarito che sono necessari soltanto un allegato, l'allegato relativo all'elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento. Quindi sarà sufficiente inserire causale emergenza Covid sul portale INPS e allegare l'elenco dei beneficiari. Quindi non è necessario allegare alcun accordo sindacale, non è necessario allegare l'informativa, nulla se non l'elenco dei beneficiari. L'unico limite è che è necessario fare una domanda per ogni unità produttiva. Quindi le aziende che hanno più sedi dovranno fare più domande. A differenza di quello che era precedentemente, invece, per fortuna non è più necessario fare una domanda per ogni tipologia di orario, perché chi ha esperienza nell'invio delle domande all'INPS sa che purtroppo, per qualche misterioso motivo, l'INPS accetta una domanda per ogni tipologia di part-time, quindi hanno semplificato anche questo, semplicemente è necessario fare una media tra l'orario dei full-time e l'orario dei part-time e inserire quello come orario come se fossero tutti full-time. Quindi a parte il fatto di dover inviare più domande sulle unità produttive, è possibile inviare una sola domanda per ogni tipologia di orario. Questo per quanto riguarda le casse integrazioni ordinarie. Quello che è importante dire, ecco, è che le aziende che normalmente avevano il fondo di integrazione salariale, che sostanzialmente quando io parlo di cassa integrazione ordinaria, è sostanzialmente la stessa cosa dell'assegno ordinario, semplicemente cambia la tipologia aziendale perché la cassa integrazione ordinaria è per le aziende industriali. Il fondo di integrazione salariale prevedeva l'assegno ordinario solo per le aziende con più di 15 dipendenti. Il decreto prevede invece che l'assegno ordinario possa essere attivato anche per le aziende che hanno più di 5 dipendenti. Quindi tutte le aziende non industriali con più di 5 dipendenti hanno il fondo di integrazione salariale con assegno ordinario. Laddove l'azienda abbia già un trattamento di cassa integrazione straordinario, l'intervento ordinario può sospenderlo. E l'INPS ha chiarito che questa sospensione poi prevede che al termine della sospensione la cassa integrazione straordinaria riprenderà il suo corso e ovviamente il termine slitterà per la durata di questa sospensione, che non concorrerà poi al raggiungimento dei limiti delle 52 settimane nel biennio piuttosto che dei 24 mesi nel biennio per la straordinaria. Dunque, poi c'è il fondo di integrazione di solidarietà bilaterale, tipo uno tra tutti, quello dell'artigianato, che prevede solo l'accordo sindacale, non l'informativa. Questo è, diciamo che l'informativa nel momento in cui c'è l'accordo sindacale è insita, nel senso che nel momento in cui c'è accordo vuol dire che c'è stato già un esame congiunto. Per quanto riguarda il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato, la circolare INPS dice per poter accedere a questo trattamento è unicamente necessario avere il codice 7B, che
che è il codice di autorizzazione dell'INPS degli artigiani. Quindi anche chi non ha versato la contribuzione, all'inizio avevano detto che anche chi non era regolare con la contribuzione a questo fondo poteva accedervi comunque. Oggi dicono anche chi non è regolare può accedervi nel momento in cui regolarizza o fa una reiterazione per regolarizzare. Questo è abbastanza importante. Oggi questo intervento si può attivare a partire dal 23 di febbraio fino al 25 aprile. Poi probabilmente sarà una proroga, prima era il 31 marzo, i giorni scorsi è stato prorogato fino al 25 aprile e probabilmente sarà prorogato ulteriormente. La domanda va fatta entro il 31 maggio, quindi abbiamo detto per gli interventi ordinari entro il quarto mese successivo, per il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato entro il 31 maggio. La domanda è molto semplice, si fa sul portale del Fondo di Solidarietà Bilaterale, è a pagamento diretto, quindi saranno da inserire tutti gli IBAN dei dipendenti, il periodo, allegare l'accordo sindacale che è composto da un format che si scarica direttamente sul sito, quindi la procedura è veramente immediata. Poi il decreto Cura Italia, anzi prima il 9 e poi il Cura Italia, che l'ha integrato, ha previsto delle disposizioni anche per la cassa integrazione in deroga, che è quella, diciamo, che ha avuto anche più risalto mediatico perché è quella che coinvolge tutti i datori di lavoro che non avevano nessun ammortizzatore sociale. Ovviamente parliamo principalmente delle imprese con meno di 5 dipendenti, quindi i piccoli imprenditori. Questa cassa integrazione in deroga però è applicabile anche alle aziende del commercio con più di 50 dipendenti. Anche questo chiarimento è arrivato dall'INPS perché chiaramente tutte le aziende del commercio con più di 50 dipendenti, per come era stata scritta la normativa, stavano attivando, ritenevano di non poter accedere alla cassa in deroga e quindi stavano attivando casse integrazioni per crisi, per evento straordinario, contratti di solidarietà che in questo contesto non potevano neanche essere attivati perché c'è un blocco dei licenziamenti e quindi non si poteva attivare un intervento alternativo a un licenziamento collettivo che non potrebbe essere fatto. Quindi rimaneva solo la CIGS che però permetteva una riduzione dell'80% quando invece attività sospese richiedono una sospensione a 0 ore. Quindi si era creato questo problema sulle aziende commerciali che poi è stato chiarito possono utilizzare la cassa in deroga. Cassa in deroga che invece fa riferimento alla regione, non più all'INPS. Quindi fa riferimento all'accordo quadro della regione, tranne nel caso in cui l'azienda abbia unità produttive site in più di 5 regioni. In quel caso lì fa riferimento, la procedura andrà fatta presso il Ministero, ovviamente sempre telematicamente. E anche la domanda andrà presentata direttamente sul portale del Ministero. Per le aziende invece che sono su meno di 5 regioni, in questo caso magari la Lombardia e basta, le settimane a disposizione sono 13. Come mai 13? Perché un mese era previsto dal primo decreto, articolo 17 del decreto 9 del 2 marzo, le altre 9 sono quelle del decreto Cura Italia, 9 più 4, quindi 13 settimane. Anche in questo caso possono essere scaglionate, fermo restando che il primo mese deve essere quello decorrente dal 23 di febbraio. La procedura non prevede l'accordo sindacale per tutte le aziende che hanno meno di 5 dipendenti, quindi sostanzialmente quelle del commercio con più di 50 o comunque tutte quelle aziende che hanno per esempio accesso solo alla CIGS e quindi devono attivare cassa in deroga con più di 50. Con più di 5 dipendenti dovranno fare l'accordo sindacale. Tutte quelle che hanno meno di 5 dipendenti possono semplicemente fare l'informativa e terminati 5 giorni da quando hanno mandato l'informativa fare la domanda. Ora sull'accordo quadro è scritto 5 giorni, la circolare IMSS invece dice che decorsi 3 giorni da quando è stata inviata l'informativa può essere inviata la domanda. Riterrei di considerare l'accordo quadro visto che è intervenuto prima. Anche qui i lavoratori devono essere in forza alla data del 23 febbraio 2020. È giusto evidenziare che sono stati presentati degli emendamenti che
sono volti a modificare questa previsione, quindi a includere anche lavoratori assunti dopo il 23 marzo 2020, però non sono ancora, insomma, ancora stati approvati. La cassa integrazione in deroga, a differenza degli interventi di prima, che lasciarono la scelta di anticipare o no, è esclusivamente a pagamento diretto da parte dell'INPS. Ora, come avverrà questo pagamento diretto è un punto di domanda. Adesso è stata firmata una convenzione delle banche con i sindacati per vedere se si riesce ad anticipare, parlando di 1.400 euro, però ecco, si aprono scenari troppo complicati da spiegare in questi pochi minuti su una procedura del genere. Comunque qualcosa sicuramente sarà fatto per cercare di accelerare tempi che altrimenti sarebbero lunghissimi, perché i procedimenti del pagamento diretto richiedono, dopo l'autorizzazione, l'invio dei modelli SR41, quindi almeno 2 mesi di attesa sostanzialmente. Per quanto riguarda la procedura, va fatta sul portale della regione, GEFO Servizi, un portale, ahimè, un po' obsoleto, quindi dove doveste fare la domanda inizierei già subito a farla, perché come tutti gli interventi sopracitati sono soggetti a dei fondi. Si presume che questi fondi, laddove non sufficienti, vengano rimpinguati, perché è difficile pensare che il governo prometta degli interventi a cui non tutti potranno accedere perché i fondi non ci sono. Quindi, però, ecco, prima vengono presentate le domande, meglio è. Ecco, anche in questo caso il termine è il 31 di agosto 2020 per presentare la domanda. Quindi, indipendentemente da quando viene chiesto il periodo, il termine per presentarla sarà il 31 di marzo, di agosto. Poi c'è stato un intervento recente riguardante i 100 euro ai lavoratori che dovrebbero essere erogati in queste buste paga. Ieri è intervenuta un chiarimento dall'Agenzia delle Entrate che spiega quali sono i codici per conguagliare questi 100 euro, che andrebbero riproporzionati sulle giornate effettivamente lavorate in azienda, in sede e non in smart working nel mese di marzo. Rimangono alcuni punti di domanda. I lavoratori part time, come vengono trattati? Vengono calcolati sulle ore lavorabili, sulle giornate effettivamente lavorate? Quindi diciamo che ci sono molte aziende che scelgono di aspettare questi chiarimenti e derogarli il mese successivo. Ecco, questa poi è una scelta che è rimessa. Diciamo che oggi è possibile corrisponderli perché c'è il codice, rimangono ancora dei buchi neri su come vengano calcolati, ecco, questi 100 euro, che sostanzialmente funzionano come il bonus Renzi, quindi sono un credito, sono esenti non concorrono alla formazione del reddito, e per la compensazione è necessario presentare telematicamente l'F24. Lascerei spazio a domande se ci sono, perché il mio intervento si potrebbe anche concludere qua. Bene, Nicola, grazie. Anche qui una serie di luci e anche qui qualche ombra, insomma, alcuni punti che non sono ancora molto chiari. Anche uno dei punti che hai menzionato, quello delle coperture, insomma, temo che non sia da dare completamente per scontato, perché insomma, all'ottimismo della tua affermazione che risulti poco plausibile pensare che il governo non dia copertura economica per incentivi o per interventi ai quali tutti possono accedere, purtroppo, ecco, ha fatto riscontro in diversi altri casi invece un diverso indirizzo. Spero che questo non sia il caso, vale a dire, insomma, l'esaurimento di fondi, di plafond, eccetera. Purtroppo lo abbiamo visto, abbiamo visto essere una realtà, insomma, per diversi altri casi. Speriamo che non sia questo il caso, comunque. Nella chat ho visto una domanda da parte di Sala, è una domanda che è possibile però che possa non trovare risposta nei relatori, insomma, che si sono succeduti. Comunque la menziono e la ricordo a tutti. Comunque, cioè, Sala chiede se esistono nel decreto Cura Italia dei fondi specifici per la formazione dedicata ai liberi professionisti con partita IVA.
Ecco, non mi risulta che questo sia né che sia inserito e tantomeno che sia stato referenziato così nella competenza anche negli interventi che abbiamo sentito da parte di Grazia, Cristina e Nicola. Se così non fosse, vi prego di intervenire, ma mi sembra che non vi siano strumenti, insomma, che perlomeno che noi abbiamo visto e che sono rivolti al sostegno della formazione, in particolare per liberi professionisti. Oggi per i liberi professionisti, ecco, i 600 euro io non li ho citati semplicemente perché, a parte che probabilmente le colleghe sono più esperte di me, sui 600 euro, ogni libero professionista con partita IVA iscritto ad una cassa, previdenziale deve fare riferimento alla propria cassa, quindi anche in questo caso sarà l'ordine professionale, la cassa previdenziale di riferimento a dare comunicazioni. Tutti i professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata, invece, attualmente possono esclusivamente richiedere i 600 euro all'INPS. Certamente, grazie Nicola, anche se questa cifra però non è di per sé legata a attività di formazione, insomma, è una cifra a sostegno dell'attività del libero professionista, tra l'altro se non erro anche vincolata a alcune realtà specifiche, insomma, dei liberi professionisti. Comunque senza dubbio questo è uno strumento ed è una opzione che esiste. Io lascerei ancora qualche secondo mentre passiamo all'ultima parte. Posso dare una risposta se Prego, prego, volete? certo. La risposta è no, ma perché? Perché i 600 euro spettano a chi versa la gestione separata e a nessuna altra forma di previdenza obbligatoria. Sostanzialmente il ragionamento qual è? Se versi alla gestione separata con l'aliquota intera, quindi non versi ad altre gestioni, allora ti spettano i 600 euro. Se versi a qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria, in questo caso il lavoro dipendente è una forma di previdenza obbligatoria, versi un'aliquota ridotta e non hai accesso ai 600 euro. Ma la ratio qual è? Che se già prendi due tipi di pensione diversi, allora non hai già un'agevolazione e quindi non rientri tra i professionisti che hanno accesso a questo, ai 600 euro. Capisco. Certo, d'accordo, grazie, grazie. Qualche secondo prima di passare alla parte finale, se lo ripeto, ci sono domande che vogliono essere poste in modo diretto, vi prego di segnalarlo. Altrimenti io passerei alla parte finale. Licia, solo una cortesia, riesci a vedere le slide che sto proiettando o no? Sì, certo Alberto, le vedo. L'unica cosa se puoi proprio avviare la presentazione, le vediamo a schermo pieno. Va bene, vedo di capire così magari un attimo che avvio la visualizzazione a schermo pieno. Così forse. Perfetto. Ok, perfetto. Ecco, chiudo io con alcune sottolineature. Ci siamo chiesti quali fossero magari gli strumenti più opportuni da menzionare, visto che anch'io vorrei prendere pochi minuti. Abbiamo pensato di parlarvi di alcuni strumenti che sono vicini come natura, se vogliamo, a quelli che sono stati presentati in questo ambito, perché parlano comunque di fiscalità e quindi di crediti di imposta. Tenete presente che all'interno di CSMT noi in modo tipico ci occupiamo di strumenti e di finanziamenti alle imprese che ovviamente non hanno solo a che vedere con il decreto Cura Italia, ma che sono anche pregresse, insomma, sono strumenti che già erano stati attivati prima di questo periodo e che magari sono stati ulteriormente potenziati in questo periodo. Gli strumenti di cui ci occupiamo sono di natura davvero molto diversa, anche se fondamentalmente sono quasi tutti collegati a
al supportare iniziative progettuali o di innovazione di investimento delle imprese a diversi livelli europeo, nazionale, regionale o altro, oggi ci caliamo in una parte un po' più nazionale, un po' più locale, perché parliamo di crediti di imposta, quindi parliamo di fiscalità, perché anche la fiscalità è attenta all'innovazione e al finanziamento per le imprese. In particolare parliamo di, ma in modo molto breve, poi ripeto, queste slide verranno distribuite, quindi avrete modo di poter ottenere i dettagli di cui potrete avere bisogno. Parleremo di credito di imposta, parleremo di alcuni strumenti che già esistevano prima del decreto Cura Italia, e ripeto, per un paio di questi sono stati potenziati e allargati all'interno del decreto Cura Italia. Quindi parliamo di credito di imposta ricerca e sviluppo, credito di imposta per investimenti, credito di imposta per la formazione mirata all'ambito 4.0, per fiere internazionali e per spese pubblicitarie. Quindi c'è un insieme abbastanza variegato di crediti di imposta che cercano di accompagnare l'azienda che investe perché migliora i propri asset, sviluppa innovazione all'interno dei propri asset, forma, partecipa a eventi quando sarà possibile, insomma, quali fiere internazionali, per ottimismo l'abbiamo lasciato, insomma, sperando di poter trattare di questi temi al più presto, e anche quando fa pubblicità verso l'esterno. Ricordo solo i titoli principali di questi strumenti. Il credito di imposta di ricerca e sviluppo è uno strumento che esiste già da diversi anni, ma che è stato rivisto quest'anno, quindi nel 2020 ha preso una connotazione diversa e importante, in particolare perché affianca a quelle che erano le attività di ricerca anche attività di innovazione più mirate, insomma, al miglioramento competitivo delle imprese. Di cosa si tratta? Si tratta di un credito di imposta che può essere usato a compensazione di spese di vario genere, da personale anche a spese di ricerca commissionate, di consulenze, che vengono sostenute dalle imprese che innovano e che all'interno dei propri asset. È un credito di imposta che chiede, che non è legato a progetti singoli, può anche essere legato a un insieme senza limiti particolari in termini numerici, di diversi progetti, di diversi temi sui quali l'azienda pone. Quindi il credito di imposta per l'azienda è che magari sviluppa, investe e si adopera su diverse linee di ricerca, di sviluppo e di innovazione. La componente interessante del 2020 è che premia solo quella che era considerata in modo un po' sfidante, un aspetto di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, ma viene anche dato un credito di imposta, anche se più contenuto, al posto del 12%, parliamo del 6 o del 10%. All'innovazione tecnologica. Qual è la differenza tra questi due ambiti? Soprattutto a che vedere con l'ambizione dell'oggetto della spesa, insomma. Quindi dove abbiamo, per dirla in modo semplice, dove abbiamo, insomma, un impegno di risorse, di personale, di costi per innovare qualche cosa che diventa importante a livello di settore, quindi è un'innovazione diciamo peculiare che l'azienda fa rispetto ai suoi concorrenti, rispetto ai competitor, questo viene premiato in modo più ampio, ma viene affiancato anche dalla possibilità per l'azienda di innovare la propria realtà, magari applicando soluzioni, tecnologie che sono già state applicate in altri ambiti, che quindi non rappresentano una novità pura, una novità assoluta, ma che rappresentano un'innovazione significativa per la realtà, per l'impresa che viene a proporla. C'è anche poi un credito di imposta per la parte design e ideazione estetica, che è sempre uno dei punti di attenzione del legislatore, essendo uno dei punti forti comunque del nostro tessuto imprenditoriale. Può accedere? Beh, qui mi soffermo solo qualche secondo, perché uno dei punti principali di accesso a questo credito di imposta, se vogliamo, è uno dei motivi per i quali in CSMT poniamo grande attenzione al credito di imposta, è che
può dare adito a contenziosi, e lo ha fatto con l'Agenzia delle Entrate piuttosto che con il Ministero dello Sviluppo Economico, la caratterizzazione delle attività che possono essere catalogate come ricerca e sviluppo piuttosto che innovazione. Da questo punto di vista, ecco, l'attenzione delle imprese deve essere posta verso una, chiamiamola, una documentazione, un assessment, una analisi accurata che possa essere mostrata all'eventuale contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, con il Ministero dello Sviluppo Economico, che attesti, che caratterizzi le attività svolte dall'impresa con alcuni parametri che sono quelli classici di novità, di rischio, di sistematicità e anche e ulteriori altre caratteristiche che testimoniano la natura delle attività svolte. Noi pensiamo all'interno di CSMT di poter svolgere un importante ruolo da questo punto di vista nell'accompagnare le imprese, perché essendo centro di ricerca, essendo centro di competenza importante, pensiamo di erogare, di gestire, di sviluppare un'attività di assessment e quindi di perizia, se vogliamo, tecnica sulle attività svolte dall'impresa, importante, pensiamo anche credibile nei confronti di un ente che possa mettere in dubbio che quel tipo di attività avesse davvero le caratteristiche di ricerca, di sviluppo e di innovazione che sono alla base del possibile usufrutto di questo credito di imposta. Ecco, c'è un secondo tipologia di credito di imposta, questo è ben noto perché si chiamava, insomma, e continua a essere chiamato, se vogliamo, iperammortamento, ma ha cambiato natura. Questo stavolta è un credito di imposta che non è più mirato alle attività in sé, che siano di ricerca, di innovazione, ma agli investimenti, quindi ai beni strumentali, nuovi, materiali, anche immateriali, che l'impresa acquisisce nel suo percorso di crescita competitiva. E quello che era un iperammortamento fino all'anno scorso, quest'anno è diventato un credito di imposta, e che anche questo va a compensazione, insomma, delle imposte in una dell'anno che segue a quello dell'investimento effettuato, e interessante, accumulabile, insomma, con altri tipi di agevolazioni. Ovviamente basta non superare, insomma, il 100% dell'ammontare, basta non creare utile, ecco, rispetto al valore complessivo dell'investimento. Il beneficio è importante perché in funzione della diversa entità dell'investimento parliamo di percentuali, come vedete, che vanno dal 20 al 40% della quota di investimento che viene effettuato. È un beneficio che ha però dei requisiti, anche questi, che mettono in gioco in modo molto, a nostro parere, diretto i profili di realtà quali il CSMT, come anche altri, insomma, come il CSMT, cioè sono quelli di assessment, anche in questo caso tecnico. Quindi c'è bisogno di una perizia tecnica. Perché ce n'è bisogno? Perché il beneficio non viene dato semplicemente all'investimento fatto in macchinari 4.0, ma in macchinari che abbiano dei requisiti di connessione col sistema produttivo e che quindi portino una efficienza, quantomeno un'efficienza potenziale importante all'interno del tessuto dell'impresa. Questo deve essere testimoniato da un ente terzo che sviluppa una perizia tecnica, ed è appunto una delle attività che all'interno di CSMT svolgiamo, in modo che l'impresa possa presentare, insomma, a lei, anche in questo caso nell'eventualità di verifiche, un documento che attesti la effettiva connessione dei macchinari e quindi la loro effettiva assoggettabilità a questo credito di imposta per ex iperammortamento. Si tratta di spese effettuate per tutto l'anno, quindi dal 1 gennaio fino al 31 di dicembre, che richiedono il versamento di un acconto del 20% prima della fine dell'anno. C'è un credito di imposta sulla formazione, questo è il credito di imposta che dà la possibilità, nel limite del 30% della retribuzione complessiva, di ottenere un credito rispetto ai costi del personale che viene formato in materia 4.0 durante il corso
dell'anno e si parla di personale dipendente. Anche questo va in compensazione sul periodo di imposta successivo a quello in cui si svolge la formazione e rispetto a cui insomma si acquisisce il costo. Questo va, come abbiamo detto, in percentuale rispetto al personale dipendente, ha una diversa percentuale di valorizzazione di credito di imposta a seconda di se l'impresa è piccola, media o grande, con la scaletta che vedete, insomma 50% delle spese ammissibili, quindi un credito di imposta importante per piccole imprese, 40% media, 30% per grandi imprese. Ovviamente i costi devono essere certificati in modo documentale e poi ci dovrà essere in accompagnamento una relazione che illustri le modalità organizzative, i contenuti della formazione svolta, eccetera. Anche su questo, anche da questo punto di vista, ovviamente noi siamo operativi in merito. E l'ultimo, anzi il penultimo credito di imposta che menziono, anche se è un credito di imposta per l'ottimismo, visto che oggi parlare di fiere internazionali può sembrare un attimo fuori luogo, però comunque è un credito di imposta che riguarda tutto il 2020 e ci auguriamo tutti che le imprese torneranno a avere interesse e a investire e a partecipare a eventi di tipo internazionale al più presto. Anche in questo caso un credito di imposta abbastanza importante, il 30% delle spese sostenute, seppur con un massimo di 60.000 euro, che comunque può rappresentare insomma una cifra di tutto rispetto. Anche questo in compensazione, quindi lo si acquisisce e lo si può portare a credito nell'anno seguente a quello in cui è stato sostenuto il costo. I dettagli verranno a breve pubblicati, i dettagli subito per l'accesso agli stessi. C'è un ultimo credito di imposta che ha avuto un piccolo miglioramento in questo Cura Italia nell'arco del 2020, c'è la possibilità appunto per imprese, per lavoratori autonomi, enti non commerciali, di acquisire un credito di imposta che è legato a costi per campagne pubblicitarie su stampa e su emittenti televisive e radiofoniche. Il beneficio viene calcolato pari al 30% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati. Qui c'è stata recentemente insomma una miglioria rispetto alla versione precedente, che invece calcolava il beneficio come delta rispetto ai costi effettuati nell'anno precedente, e così non è ora è applicato all'interezza insomma dei costi che verranno affrontati nel corso del 2020, domande che potranno essere presentate a settembre per un beneficio che potrà essere poi imputato insomma al gennaio dell'anno prossimo. Io mi fermerei qui, ovviamente avremo la possibilità di potervi fornire non solo la documentazione che abbiamo condiviso ora e anche ulteriori dettagli in merito. Do solo uno sguardo veloce alla chat, nella quale non vedo delle domande specifiche. Io lascerei qualche secondo alle persone insomma che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino ad ora per vedere se vi sono ulteriori sottolineature, ulteriori domande che vorrete porre, non solo su quest'ultimo intervento, ma anche a Grazia, a Cristina e a Nicola, che sono ancora con noi e che hanno la possibilità insomma di darvi ulteriori riscontri. Lascio un attimo di tempo, magari nel frattempo ricordo, oltre a ringraziare insomma le persone che hanno contribuito a questo webinar e anche le entità che l'hanno promosso, dalla Officina Liberty, CSMT, all'amministrazione comunale di Gardone e Valtrompia, e Licia Dani, la nostra responsabile marketing, vedo che ricorda sulla chat che è disponibile, anzi molto gradita, la vostra compilazione di un form di feedback che ci dà la possibilità di capire insomma se questo tipo di eventi, di webinar risultano effettivamente utili e apprezzati, o se vi sono degli aspetti che vanno migliorati. Sì, esatto, sono pochissime domande.
E poi martedì, lunedì o martedì invieremo le presentazioni che abbiamo mostrato oggi, oltre anche a quelle che non avete visto della dottoressa Savelli. Perfetto, io direi che non vedo persone che in chat e neanche in altro modo pongono delle questioni, delle domande, quindi io ringrazierei tutti ancora una volta, grazie a Cristina, grazie a Nicola per gli interventi e per il contributo su temi che sono abbastanza complessi e tra l'altro in una evoluzione molto dinamica. Di nuovo invito tutti a consultare e a contattarci, a contattare CSMT e Officina Liberty per ogni tipo di ulteriore necessità. Ricordo anche i prossimi appuntamenti, quindi venerdì prossimo, sempre alle ore 16, il webinar dedicato allo smart working e alla digitalizzazione dei processi. Poi il 26 aprile, sempre nell'ambito di Officina Liberty, ci sarà un webinar dedicato alla tecnologia blockchain. Vi potete iscrivere sempre sul sito officinaliberty.it. Benissimo, allora visto che hai fatto un po' di marketing, lo faccio anch'io. Ricordo che un altro webinar che terremo, che riteniamo molto importante, che riguarda una parte di finanziamenti sulla parte ambientale, sull'economia circolare per le imprese, andremo a organizzarlo il 23 di aprile e trovate i dettagli sul sito di CSMT, riguarderà un bando europeo che si chiama LIFE, al quale teniamo molto perché è un bando molto importante che dà degli stanziamenti consistenti e non ce ne sono molti per il momento intorno, perché per il momento gli stanziamenti, gli interventi che vediamo sono insomma di una misura ancora limitata, ecco, in termini di valore economico. Tutti speriamo di trovarci di fronte a incentivi, a bandi e a finanziamenti importanti al più presto possibile e avremo modo senza dubbio di tenervi informati in merito e di organizzare eventuali ulteriori incontri per presentare nuovi strumenti appena arriveranno. Grazie ancora e auguro buona serata a tutti voi. A presto.